La parola a Emma Bonino. Sì, tre osservazioni volevo aggiungere. La prima, non per andare troppo indietro, ma quando il governo Prodi, di cui ero ministro, decise di sostenere la candidatura di Milano e fu in una riunione del Consiglio dei Ministri senza polemiche, voglio dire, perché ci pareva che era più importante avere l'Expo in Italia che non farne una questione di destra-sinistra, perché non sfugge a nessuno, di tutta evidenza, che quello era presentato un progetto presentato da un'amministrazione comunale e regionale evidentemente dell'altro schieramento. C'erano anche altre ambizioni di altre città italiane, magari più consone, diciamo, più contigue, diciamo così. Ma in realtà valutammo che la forza e la capacità, insomma, che il progetto che poteva avere una speranza di avere l'Expo in Italia era Milano. E quindi senza, ma devo dire con grande determinazione e ognuno ai suoi livelli, abbiamo fatto quella campagna, diciamo, della candidatura fino alla vittoria finale. Ognuno di noi usando e ovviamente passate relazioni, è noto che conosco meglio perché frequento da tanto tempo il mondo arabo piuttosto che dalla campagna contro lo sterminio per fame, ad esempio il mondo africano, insomma, e anche a livello europeo una serie di relazioni che derivano da una storia politica radicale. Ed è stato davvero con entusiasmo e con piacere che ogni ministro ed io, per quanto mi riguarda, abbiamo messo a disposizione di quella campagna per ottenere la candidatura davvero tutta la capacità di ingegno, di contatti, di viaggi, di tutto quello che potevamo inventarci. E devo dire che in realtà il giorno della vittoria, diciamo così, c'era certamente a Milano, ma devo dire anche a livello nazionale, sicuramente un grande, voi ricorderete, alcuni ricorderanno, un grande entusiasmo anche dell'opinione pubblica milanese, perché il giorno in cui si fece la manifestazione la cittadinanza la sentiva come una vittoria sua. E io rimango convinta, come l'intero governo dell'epoca, che questa è una grande opportunità per Milano, ma in realtà è anche una grande opportunità per il Paese, il quale, senza che non voglio oggi fare polemiche sulle agenzie di rating piuttosto che sull'Istat, ma insomma il Paese non se la passa benissimo, se mi posso esprimere. Insomma, non se la passa benissimo. E quindi, oltre la necessità di trasparenza, di legalità, di buona amministrazione, ha anche bisogno di progetti, diciamo di una visione, di progetti di attrazione, che sono attrazione di persone e quindi poi anche attrazione di capitali e quindi anche attrazione di saperi, sono anche eccetera eccetera. Quindi l'Expo ha maggior ragione, direi, rispetto al 2007-2008, oggi l'Expo può costituire, se torna in alcuni binari accettabili, diciamo così, può davvero costituire un obiettivo di unificazione dell'opinione pubblica dell'intera città, ma devo dire anche al di là di questo. E proprio perché deve tornare l'entusiasmo di 2 anni fa, io credo che la discussione all'interno dei cittadini che il referendum promosso consente, anzi obbliga, si spera, sia anche un modo di far tornare l'Expo nella testa e nella proprietà dei cittadini, che la sentano, tornino a sentirla come un progetto loro, come un punto di riferimento, una visione che può davvero rivitalizzare certamente Milano e al traino. Insomma, ce l'abbiamo messa tutto. Andando avanti e pensando che certo il mio compito era finito, tra virgolette, appena avuto evidentemente la nomina, ma dentro di me invece per qualche mese ho pensato che potevo comunque in altre vesti contribuire anche alla buona riuscita adesso dell'Expo. Perché l'Expo dove si misura la sua riuscita? Dal numero intanto di visitatori
non locali, quelli ci mancherebbe pure, ma dal numero di visitatori, imprese, conoscenze, saperi, culture che riusciamo a attrarre evidentemente dal resto del mondo, no? Il fallimento di Hannover è stata una buona partecipazione tedesca e una nulla partecipazione internazionale, Saragozza uguale, una buona partecipazione spagnola, e Shanghai è stato evidentemente l'opposto, che pure Shanghai era un'expo non universale, era l'expo, diciamo, settoriale. Allora, partendo dal tema, cioè cibo, energia, nutrire il pianeta, mi era sembrato, magari era l'uovo di Colombo, ma comunque a me era sembrato che uno dei volani di saperi, di culture, di innovazione, di imprese a livello internazionale così poco valutati e così evidenti invece, per quanto io li conosca, era l'Expo al femminile, perché il cibo è comunque quasi un legame automatico, diciamo, con la metà del mondo al femminile, ma non solamente guardando indietro o al puro rapporto madre-figlio, ma se guardiamo invece a tutto quello che c'è intorno. Per esempio, e quindi avevo proposto, e ho proposto alla commissaria, eccetera, un comitato internazionale di donne per l'Expo, che potesse anche avere poi un comitato nazionale e che doveva avere come progetto dal 2008 al 2015, 2009, 2010 degli eventi molto importanti, uno per continente, lavorandoci prima, che sapesse aggregare i saperi, le culture, le conoscenze delle donne nel campo del cibo. E ovviamente basta pensarci cosa si può immaginare. Pensate ad una rassegna cinematografica di donne e cibo, adesso non, dalla banalità di Riso Amaro a Samantha Roy in India o come volete. Si può immaginare ad esempio o dall'esposizione fotografica, oppure ci sono donne in Africa molto, molto implicate, per esempio nell'innovazione tecnologica, per esempio, o nelle nuove tecnologie per quanto riguarda la trasformazione. Il tema dell'India: l'India produce e poi alla fine rischia di morire di fame perché non sa trasformare. L'impresa italiana è una straordinaria produttrice di macchine di trasformazione o di macchine del freddo, per esempio. Insomma, continente per continente potevano venire fuori, ne avevamo anche scritte, fatte, eccetera, un volano altro, nuovo, che nessuno aveva mai sperimentato, di attrazione e di attrattività, e che poteva mettere insieme paesi ricchi e paesi poveri. Il tema dell'acqua, per esempio, senza il quale ovviamente il cibo non esiste, e che poteva mettere insieme passato e futuro, quindi poveri e ricchi, passato e futuro, con un protagonismo al femminile che è una risorsa imprenditoriale, scientifica, molto presente nel mondo, poco valutata da noi, poi men che meno, perché le donne servono ad altro. E tant'è vero che servono così ad altro che nei 9 tavoli stabiliti adesso per la preparazione dell'attuale Expo, ammesso che si mettano d'accordo, eccetera, eccetera, in questi 9 tavoli tecnici di preparazione dell'Expo non c'è una donna, una. Sono 75 persone che fanno parte di questi 9 tavoli e di tutta evidenza a Milano non esiste una ricercatrice, una scienziata, un economista, è chiaro, no? A Milano queste professionalità non esistono, neanche in Italia, se per questo. E quindi sono 75, con tutto il rispetto, per carità, ma è come se l'intelletto è monogenere nel nostro paese. Di tutta evidenza sono 75 capace di intendere e di volere, e in questi 75 non ce n'è una di nessun altro tipo. Sicché chiudo per dire che intanto sia per via dell'idea ovviamente dell'Expo diffuso, sia del tipo di attrattività, sia per il dopo Expo, questo è molto importante,
In un momento di economia stagnante, di economia dove l'occupazione non è brillante e dove attrarre saperi, cultura e investimenti è fondamentale per il rilancio del paese a partire da Milano, io credo invece che una nuova amministrazione debba ripartire per un vero rilancio, e ripeto che o è internazionale o non è, perché diciamo il successo di una cosa come l'Expo si misura in quanta attrattività hai, non solo ovviamente dei milanesi, ma di capacità di conoscenza e di rapporti che poi possono e debbono rimanere più strutturati e più permanenti. Questo è il senso, e credo anche che l'idea di cibo, acqua, cultura, tradizioni, innovazioni, futuro, cioè tutto questo poteva dare davvero un'identità all'Expo e una enorme forza e un'enorme capacità di attrazione. Io mi auguro che l'amministrazione Pisapia, che sono convinta per i rapporti che ho avuto, punta molto sull'Expo, possiamo ripartire, si possa ripartire con un progetto della città in cui la città sia coinvolta a partire dalla discussione sul referendum, e quindi i cittadini lo risentano, diciamo, come cosa loro, e possa ripartire anche con questi elementi di innovazione e di novità che secondo me possono davvero segnare la differenza e lasciare un segno. Grazie a Emma Bonino. Oddio, allora, se poi Milano diventa come Stalingrado, questo non ve lo so dire, ma forse ci mette un po' in questa trasformazione. Nel frattempo gli infiliamo almeno l'Expo. Poi. E rispetto, prima di dare la parola alle domande dei giornalisti presenti, voglio ricordare che poi rispetto a dei rischi che poi ci possono essere relativamente alla riduzione dell'Expo a affari di speculazione o anche peggio, perché sappiamo che gli appetiti, giustamente, quando ci sono le risorse, non è che gli unici ad accorgersene sono i bravi e valenti imprenditori, ma è anche tutta una serie di ambienti magari meno raccomandabili. Ecco perché da questo punto di vista, anche e soprattutto con Giuliano Pisapia, riteniamo di avere due garanzie da rilanciare e da proporre. Una è stata già menzionata sia da Boeri che da Bonino, è il referendum numero 3. Lo ricordo perché non mi risulta che sia stata ancora presa alcuna iniziativa istituzionale, pure prevista dal regolamento del Comune di informazione dei cittadini. Allora sappiate, perché credo non lo sappia nessuno, che il 12-13 giugno, in contemporanea con i referendum nazionali, anche questi la legge prevedeva tribune che sono iniziate adesso, ovviamente in orari di massimo ascolto come le 5 del pomeriggio, eccetera. E, oltre a quelli nazionali, ci sono i 5 referendum milanesi. Uno di questi, il referendum numero 3, dice così: volete voi che il Comune di Milano adotti tutti gli atti ed effettui tutte le azioni necessarie a garantire la conservazione integrale del parco agroalimentare che sarà realizzato sul sito Expo e la sua connessione al sistema delle aree verdi e delle acque? Questo è il quesito referendario. Quindi l'alternativa alla cementificazione. Chi avesse pensato che il giorno dopo l'Expo arrivano le ruspe e alle Milano 5, Milano 6 cominciano prima, e Milano 7, ecco, il problema è quello, che il referendum poteva semplificare il discorso. Poi se il parco agroalimentare manco lo si vuole fare, allora diventa ancora più difficile. Ma insomma, c'è il referendum che dice questo, ed è importante, perché quando dice l'Expo dei cittadini è retorica, quando si dice il 12-13 giugno si può chiedere questo, beh, questa non è retorica. In più, voi sapete che come lista Bonino Pannella abbiamo battuto su questo tasto anche in campagna elettorale, e Giuliano Pisapia ha sempre confermato e manifestato il suo assenso. La nostra campagna per l'anagrafe pubblica degli eletti, dei nominati e degli appalti. Noi vogliamo e proporremo, e si farà con l'amministrazione Pisapia, che ci sia la massima trasparenza, che è la prima forma di governo e di controllo rispetto a
infiltrazioni possibili di ogni tipo, poi dopo certo non basta, ci sono altri strumenti che ci devono essere, ma la prima arma è quella della conoscenza da dare ai cittadini, tutto, quindi gli eletti, i nominati per quanto riguarda la macchina comunale, ma anche gli appalti e tutto quello che girerà intorno ad Expo, perché non sia confidato a quel sistema, diciamo, dell'emergenza e della straordinarietà che rischia di non dare buoni frutti come non li ha dati in altri casi. Quindi a questo punto